busse. È mai capitato di vivere stati d'animo così? Lo so, io... A me se mi è mai capitato. È come dal 90° in poi, sì. Ma a me se mi è mai capitato. E poi Handanovic se da ragazzi, fare una statua al portiere. Un pochettino di storia va vista. Se vuole io gli racconto lei che ha fatto, dove ha lavorato. Un pochettino di storia degli altri con cui si ha a che fare va vista. Io ho cominciato dai play-out, poi play-off... in C per andare in B, arrivi quinto, giochi la quarta, poi fai la finale di chi vince la seconda e la terza, in Serie B arrivi quarto, giochi con la quinta, poi fai per andare in Serie A. In Serie A ti salvi all'ultima domenica perché mi sembra che Roccati abbia parato un rigore. Cioè roba di genere, insomma, vai in, ora non mi ricordo bene, però poi gli anni dopo vai a lottare per la zona di retrocessione, ti chiamano a Udine, ti chiamano all'Ancona dove lotti per la zona di retrocessione, dove si è perso 10 partite di fila con l'Udinese, ti salvi con Muzzi che è di là a fare il secondo, ti salvi con un gol di Muzzi agli ultimi minuti a Bergamo contro l'Atalanta, poi le finali di Coppa con l'Inter quando era alla Roma, tutte queste cose. Io sono nel posto dove sono sempre vissuto, sono a casa mia dentro queste situazioni. L'anno scorso è stato così con la Roma, nel posto dove vorrei essere sempre con queste che voi tentate di far diventare pressioni che non si reggono. Qual è il problema? C'è la soluzione, se vinci la partita c'è la soluzione, allora vai a giocare e si vede se hai lo spessore o se non ce l'hai. Poi se non c'è la soluzione, c'è la soluzione. Di che ti preoccupi lo stesso? C'è la soluzione, per cui. E noi si ha da andare a giocare le partite con la testa libera. Poi è chiaro che diventa difficile perché quando ci sei dentro disperdi un po' di vantaggio che ti eri accumulato, poi l'ultima partita non può essere che così. Loro sono una squadra vera ora, perché loro sono una squadra che meritava di salvarsi. Se va a vedere le altre partite, loro meritavano di salvarsi, per cui se la vinci così, dove ci sono dei calciatori fortissimi che hanno sopperito a tutte queste difficoltà che poi gli vengono create dalla storia dell'Inter, dal tipo di stadio, dal tipo di presenza, dal tipo di partita che devi fare, sbagli un pallone e ti si bloccano i polpacci, il pallone diventa di pietra, i metri diventano chilometri e poi l'emozione ti fa così. D'Albert, vi farò vedere, ve l'ho sempre detto, però dici, ma stasera quando è entrato ha fatto vedere, lo so, però quando poi è un calciatore giovane, a volte si dice del giovane si realizza, dipende il contesto dove lo chiami a dover operare, poi fa la differenza. In un contesto come questo è difficile far giocare un giovane, uno che ha giocato poco, ci vuole gente che ha lo spessore, che ha la corteccia, che ha il cuoio addosso da poter reggere queste pressioni qui. La squadra stasera è stata eccezionale, cioè dopo che hanno pareggiato, e chi è che ci crede? Nessuno. Vedi il buio completo, vedi che nessuno ci crede, devi essere lì da te solo che te lo dici e che cerchi di motivarti e che cerchi magari, se ce la fai, anche di trasferirlo a quello vicino, e quegli altri che hanno preso poi ora la tranquillità, la convinzione, la sicurezza. E è una storia così, per cui doppiamente bravi a questi calciatori per il risultato che hanno fatto e l'obiettivo che hanno raggiunto. L'obiettivo che hanno raggiunto è un obiettivo importante, importantissimo, è l'obiettivo che era stato richiesto. A me non mi è stato chiesto niente di differente. Poi qualche partita si poteva essere vinta, poi si poteva avere,
raggiunto la qualificazione un paio di volte. Sì, sì, tutto vero. Però, vediamo. Prego, qui a destra. Santo mister, sì. A prescindere da quello che possiamo dire noi dalle varie... Scusa, si sente poco? Ecco, si sente adesso? Sì. Adesso sì. A prescindere da quello che possiamo dire noi e dalle varie storie interessanti che ha elencato, il grande Trapattoni diceva che l'Inter è una centrifuga. Lei si è sentito in questi due anni in una centrifuga? Ragazzi, avete trovato un cliente scomodo. Ve lo dico io, veramente. Tu puoi scrivere quello che ti pare e poi non venire in conferenza stampa come stasera qualcuno, perché come fanno i viscidi che ti dicono di tutto e poi non si presentano in conferenza stampa quando poi... Ora, diciamocele ora due cose, è finito. Prima tenti sempre di metterci perché è un po' il lavoro, un po', no, a volte sono... Le offese, i comportamenti sono... Non te, ma c'è qualcuno, stasera non c'è, dopo si dice chi ha fatto per tutto l'anno, ha condotto come gli è parso, che può essere vero, non può essere vero, perché io non lo so, però si mette naturalmente i giocatori in queste condizioni qui. A me mi ci metti poco in queste condizioni qui, a me mi piace questa situazione qui. Questo confronto qui mi piace, ci sto bene dentro, rifatemelo anche il prossimo anno, che è un piacere per me. Altre domande? L'indietro, tutto sport? Ecco, a proposito del prossimo anno, ora cosa succede con la società? Si parla di Conte? Ora parleranno, fino a non hanno parlato, parleranno, diranno. Io sono come lei. Ad ascoltare, secondo me cambia poco, perché poi un risultato, ora che mi volete dire, che tre mesi di pagine scritte, poi non è vero niente, volete dire questo? No ragazzi, provate un po', vi faccio vedere, per cui... è da aspettare quello che diranno, che tireranno fuori, e naturalmente a me mi farebbe piacere di rimanere ad allenare l'Inter, però l'ultima qui davanti, che poi c'è l'allenatore dell'Empoli qui fuori. Mister, il risultato sportivo è esattamente quello che doveva essere. Le chiedo, guardando indietro nell'anno, se lei pensa che qualche cosa poteva essere, dal suo punto di vista, poteva essere fatto differente, ne so. Ovviamente pensi alla questione Icardi. Secondo me la cosa che non bisogna fare è tornare indietro quando prendi delle decisioni. Tu a prendere delle decisioni ci devi pensare bene, molto bene. Poi quando le hai prese e rimetti tutto in discussione, quella è la vera complicazione che poi viene fuori, perché lì allora non hai fatto una cosa coerente nella gestione della decisione che hai preso. Poi che fai? Ributti tutta all'aria, anche se era sbagliata la decisione, ributtarla all'aria, te ne vengono fuori tre di problemi uguali, eh? È sempre così, dai retta a me, è un film che ho già visto. Rincontriamoci, perché due o tre cose l'ho da dire, vedo che non ci sono quelli, bisogna rincontrarsi. E si mette a posto quelle che sono le situazioni che mi riguardano, cioè l'ultimo anno e mezzo di Roma, dove eravamo dall'Inter, dov'è l'Inter ora, dov'è la Roma ora, le differenze che ci sono state in questi tre anni e mezzo, perché è lì la storia mia, non è quella che racconta chi gli pare, i dati di fatto. Quando sono andato a allenare la Roma eravamo 6 punti dietro l'Inter, poi siamo arrivati 10 punti davanti, poi siamo arrivati 25 punti davanti, poi venga all'Inter, si arriva a 10 punti dietro e ora siamo in Champions noi e la Roma no.
Le differenze sono lì. Buonasera a tutti.